Ragazzi, eccoci qua. Scusa di ritardo, sono le 8:30 però. Avevo una cena con la mia famiglia. Giustamente ho dovuto mangiare. Ho mangiato, tutto bene. Ho visto la partita, ragazzi, e Osimhen, ragazzi. Victor Osimhen finalmente torna a segnare. Non segnava dalla partita contro l'Atalanta. In queste stagioni mi pare da 5-6, siamo a 4 in campionato e 3 in 6 partite, ragazzi, stagionali. Victor Osimhen, grande partita da suo, ma soprattutto, ragazzi, una grande partita del ritrovato Chucky Lozano, ragazzi. Lozano ha fatto, ragazzi, migliore in campo in assoluto. Lozano, ragazzi, è stato il migliore in campo. Lozano per Osimhen, che molto anche, cioè, ragazzi. Ricordate tutti l'esultanza di Osimhen con Mertens Insigne, la prima partita col Parma. Io veramente strafelicissimo, raga. Osimhen, vero, appena arrivato, però comunque gli serve tanto tempo, ragazzi, vedete che il giocatore serve. I giocatori che hanno giocato male, ragazzi, purtroppo vi dico un pochino Bakayoko nel primo tempo. Tutto il tempo, raga, vi dico a malincuore, ragazzi, devo dirlo, Mertens, che purtroppo ha fatto una partita da. Il mio voto è un 5,5, raga, per Mertens, perché insomma qualcosa di giusto ha fatto, ma qualcosa di. Raga, non è il suo periodo. Poi si poteva sbloccare contro il Bologna, squadra con cui ha fatto 11 partite e 11 gol contro, di cui la tripletta. Niente, raga, non si sblocca Mertens, ragazzi. Periodo nero il suo, spero tantissimo che, non solo perché lo tengo al fantacalcio, ma anche perché i suoi gol servono anche per raddoppiare i vantaggi, ragazzi, che purtroppo questa è l'ennesima partita che abbiamo sofferto, raga. Cioè, che cos'altro abbiamo visto oltre gli errori di Mertens? Comunque, millesima volta che parliamo di errori arbitrari, purtroppo. No, non di errori arbitrari, ma di arbitraggi, ragazzi. Non dico che il gol andato a Koulibaly sia un gol da dare, assolutamente no. Perché, raga, è vero, c'è stato il fallo di Denzil, penso, Denzil o Danilo, chi cazzo era, che commette fallo su Osimhen, ma che costringe quest'ultimo a prendere il pallone con la mano e dare la palla. Lì, Nguado, c'era Koulibaly che tornava a segnare, ragazzi, purtroppo il VAR mi nega giustamente il gol. Perché, raga, di un po' di fallo c'era, è rigore, ragazzi, era tantino, era fallo, però è andata così. Ma poi, parlando di Mertens, ha avuto occasioni d'oro Mertens e i suoi tiri da destra dell'area avversaria, dove incrocia l'angolino, dove manda sempre la palla sull'incrocio dei pali per fare gol, ragazzi, non ce l'ha fatta neanche stavolta. Stessa cosa non si può dire, Insigne ha fatto una buona gara. Forse Mertens si poteva sbloccare sul calcio, forse magari il calcio di punizione doveva tirare Insigne, però. Purtroppo è andata così. Però comunque, vabbè. Insigne ha giocato bene, insomma, Ferruiz ha giocato bene. Ha giocato tutti bene, ragazzi, dai. Non possiamo, siamo molto felici. Soprattutto Manolas. Poi si parlava tantissimo di un fallo di mano di Di Lorenzo, che non c'era, sul tiro di Palacio. Parlando del Bologna, ragazzi, la squadra allenata da Mihajlovic, non la battevamo, il Napoli non batteva il Bologna, ragazzi, pensate, dal 2018, dal dicembre 2018, ragazzi, pensate, quasi 23 mesi, ragazzi. Poi abbiamo fatto una sconfitta 3-2, la seconda parte, poi un'altra sconfitta 2-1, pareggio 1-1 con il Manolas e Barrov. E adesso, ragazzi, torniamo finalmente a battere il Bologna. Non mi aspettavo una partita facile, sinceramente, visto che il Bologna è vero, non fa niente con altre squadre, ma con noi ci rompe parecchio con le parti basse. Infatti, ragazzi, vedete le azioni delle altre squadre, le azioni, era molto pericoloso, soprattutto quella di Orsolini con un parata di Ospina, che tardi dopo, se non vado errato, si è fatto male, però comunque niente di grave. Purtroppo, sapete, Ospina è abituato a farsi male, a cadere male. Purtroppo è così. Ma è giusto, ma è meglio, perché così almeno
Allontaniamo palle pericolose per i nostri avversari che ci tenevano tutto per tutto a pareggiare, purtroppo. Meno male, ragazzi, una vittoria sofferta, che devo dire. Sofferttissima, ragazzi. Qui parlano bene che ha giocato bene Bologna, forse Orsolini ha giocato bene, Palacio è costato sicuramente il peggiore, è vero, ha avuto qualche occasione per quello che è stato sempre pescato in fuorigioco. E insomma, che ha giocato poi bene. Un pochino Soriano, tutti gli altri Bologna hanno giocato abbastanza male, tipo Danilo commette fallo su un fallo alla Claymore Kick di Drew McIntyre, su, però non è proprio sulla faccia, però sul piede di Lozano. Vabbè, almeno lì, raga, non so se era espulsione oppure no. Però mi pare Scouten, che era già ammonito, pesta il personaggio Zielinski, che Dio, appena entrato, stava un pochino a dormire, ragazzi, devo dire, vero. Mi ero avuto un'occasione murata da Preda Svanberg, però niente. Come sappiamo il Bologna è quasi, non dico in zona di retrocessione, però diciamo che quanti punti hanno? 8, 9, non mi ricordo, 7, 8. Che in casa è parecchio pericolosa, in casa è parecchio pericolosa. Si è vista col Parma, si è vista con il Sassuolo, anche se alla fine ha perso 4-3, ha vinto col Cagliari, ragazzi, il Cagliari è stato molto bene. Parlano del Napoli che ha girato altro bene, raga. Politano e, Pe insomma, Politano e Petagna. Politano che stranamente non ha toccato nemmeno un pallone. Non so se posso definire se ha giocato bene o male. I giocatori che hanno giocato poi bene, beh, Koulibaly, ovviamente non manca mai Koulibaly che chiude Orsolini ogni volta, partendo dal caso che ha avuto questo, Orsolini sul tiro, ha parato dello spine, poi la rispinta di Palacio e muro di Bakayoko. Come già detto io, stava dormendo, però nel secondo tempo si è dato un pochino una svegliata, ha giocato bene. Beh, tutti quanti hanno giocato bene, Fabian Ruiz, Petagna che è appena entrato ha cercato di fare qualcosa e no. Yusai anche ha giocato bene. Ha dato una pallata, ragazzi. Vabbè, senza offesa, però una pallata sulle parti basse di De Silvestri, ragazzi. Cioè, mi immagino un meme De Silvestri nega di gol, no. Nega lo scudetto al Napoli nel 2018, infatti segnando il Napoli 2-2, e gli usai per vendetta ballata sulle coglioni. Che ragazzi, un pochino gli ci sta, dai, poi De Silvestri. Non dico che sia un giocatore inutile, però mi ha giocato buonino, raga. Silvestri, anche se qualche sbaglio ha fatto, raga. Beh, insomma, siamo terzi a pari punti con Sassuolo. Abbiamo superato la Juve, domani c'è la sentenza su Juventus-Napoli, se andrà recuperata oppure no e si rimarrà sul 3-0 a tavolino, che ultimamente non sta colpendo più, meno male. E se rimarrà il 3-0 a tavolino ci rimarrà anche il punto di penalizzazione. Se invece si recupera ce lo tolgono e ci fanno recuperare, ragazzi, almeno così abbiamo un punto. Beh, insomma, non proprio guadagnato, raga, ce l'hanno tolto e poi con la ricorso ce l'abbiamo preso un punto per andare a 15 punti, raga. Poi con la Juventus che ha pareggiato contro la Lazio, che la Juventus ultimamente, sì, raga, ha giocato abbastanza malino, senza offesa per alcuni juventini, poi se qualcuno juventino vorrebbe essere onesto, insomma, per me vorrebbe un po' piacere. E se vogliamo anche dirla tutta su Juventus-Lazio, la Juventus ha giocato, vabbè, come gente ha giocato malino, la Lazio che ha fermato la Juventus. Insomma, ci sono parecchie squadre che sono pericolose, ragazzi, che potrebbero oddio, dare filo da torcere a noi. Come la Roma, che ha fatto tripletta con Michela, vabbè, il Genoa, ragazzi. Sicuramente, ragazzi, senza offesa, ma il Genoa è quasi. Non dico, è una squadra in retrocessione se comunque non ha la mentalità giusta. Infatti io lo spero, visto che ci hanno rovinato, se domani c'è proprio la sentenza definitiva, 3-0, 3-0 al tavolino. Adesso sono lì a Napoli, ci hanno bloccato, bla bla bla. E quindi le squadre che si sono spente, Inter-Atalanta, le abbiamo pure superate. Sono spentissime, ragazzi, cioè l'Inter c'ha qualcosa, l'Atalanta che manda a formazione a cazzo di cane, Sutalo, Ruggeri, Mojica, chi sono quelli là? Vabbè, mette Miran, cioè, vabbè. Poi,
altre squadre che potrebbero, che il Napoli doveva affrontare, che sono abbastanza pericolose, a parte la Lazio. Il Milan, ce l'avevo proprio. Ci abbiamo il Milan dopo. Adesso che ci sarà la sosta, ci abbiamo il Milan dopo la sosta. Adesso affronto il Verona in questo momento. Io, ragazzi, io col Milan voglio farvi due belle risate, ragazzi. Ci metti. Sarà una dura prova. Dopo il, no, mi ricordo se prima la Roma o prima. Vabbè, sta di fatto che facevo doppietta in casa, prima il Milan e poi la Roma. O se non vado errato, prima la Roma e poi il Milan, insomma. Quando le affronteremo ugualmente. Cosa mi aspetto di fare punti contro Roma e Milan? Beh, insomma, se vogliamo andare proprio bene. 4 punti, perché insomma, raga, col Milan non mi aspetto, cioè mi aspetto, voglio vincere, però, raga, il Milan come sta messo adesso, vabbè, ha perso 3-0 con il Lille, vabbè, ha cambiato un po' mezza squadra il Milan con la partita, e con la Roma, potremmo anche vincere contro la Roma, anche se però a San Paolo la Roma la spunta sempre, un punto ce lo devono al solito, parlando del Milan, raga, non sarà facile vincere, se è più facile vincere tra queste due squadre, la Roma. Più difficile il Milan, è vero. Avevo fatto un culo al Milan all'andata, al ritorno dell'anno scorso, l'anno scorso nel 2-2, alla fine 1-1 con gol di Rosario Bonaventura, il 2-2 con Teo Hernandez, nel Milan Teo Hernandez e che sì, nel Napoli di Lorenzo e Mertens. Si sono proprio salvati grazie ai rigori di Kessié, ragazzi, che c'erano. Molti dicono che non c'erano, no ragazzi c'era, ma quello di Maximo dice su, che pare su Bonaventura, non mi ricordo bene il preciso. Ragazzi, per il Napoli ha battuto sempre il Milan in casa, però ora me la vedo più difficile, me la vedo più difficile visto che il Milan sta veramente con i controcoglioni. Guardante la Roma, forse un punto ce lo strapperanno, siccome la Roma. Vabbè, non dico che sia una squadra scarsissima, perché dai, è una delle squadre più forti in Italia. È vero, ha parecchi giocatori assenti come Dzeko positivo al Covid, ma sicuramente per la partita contro il Napoli ci sarà, visto che 14 giorni dura un contagio da Covid. Sicuramente giocherà. Mi aspetto poi di fare i punti con la, cioè, con la Roma, minimo un punto. Stessa cosa pure per il Milan, insomma. Cioè, se vinciamo contro la Roma, ripeto, se vinciamo, vinciamo contro la Roma. Se pareggiamo, raga, 4 punti, il 3 punti alla Roma è un punto del Milan, perché, raga, l'ho già detto, squadre toste, toste da affrontare. Ho parlato abbastanza troppo così, vabbè. Comunque, devo dire, raga, vittoria meritata, vedo giocato tutti quanti bene, Mertens sicuramente il peggiore in campo, trovato Elmas, ha fatto una buona gara, anche se non è che ha toccato tantissimi palloni, appena entrato, raga. Il Bologna, se ne ha giocato bene Orsolini, il peggiore Palacio. Niente, ho fatto molto più tiri a porta noi, ragazzi. Mihajlovic si lamentava perché al primo tiro in porta e prendiamo un gol. No, ragazzi, il gol nostro è venuto al terzo tiro in porta. Perché se Mertens faceva gol, allora, raga, poteva dire qualcosa. Invece, raga, è andata così. Bene, questa, ragazzi, era il mio pensiero di questa partita. Della vittoria veramente meritata, sofferta, però vittoria portata a casa. Io adesso devo andare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, e sempre Forza Napoli.